guarda fisso e mi fa: lei, nell'ultima lettera che mi ha mandato, ha convinto a venire qui. E io, capirai, dentro di me penso, ah, qua è fatta, eh? Poi, mi guarda fisso, va bene. Nel frattempo, mi sapete cosa mi ha detto? Testuali parole, non mi sapete? Oh, vuoi sapere testuali parole? Oh! Allora che fai? Adesso lo senti, sì. Mi fa: lei, in tanti anni di terapia, è il primo esempio del mio primo fallimento professionale. Praticamente, 5 anni di terapia buttati al vento. Ma ti amo, ma che dico? Mi stai sentendo? Oh, e mica dormirai, eh? No, sto Allora, senti, sì. questa è l'ultima lettera che ho scritto. Ma no, 2 righe, dai. Senti, caro Ludwig, la tua vigliaccheria supera di gran lunga la tua intelligenza. E noi che vorremmo un po' di roba sul tutti. Dormi! Oh, ne voglio addosso, no, porca miseria. Fa anche alle 4 di mattina. Ma perché l'ha preso per ostaggio? E poi, chi ti ha autorizzato a toccare i miei fondi? Questi sono i libri di Hendrix. E Jimi Hendrix. Ma qui che vuole comparire sulla parte introduttiva? Senti, sai che c'è di nuovo? A me delle tue lettere, me ne frega la ceppa. Bene, sai che sono i ceppi? Come no? Ah, e poi che sistema è? Ti tocca sempre a scopare con il mio analista. Sì, dai, l'intenzione era quella, dai, è che... Beh, ripeti proprio le mie cose. Sai che c'è di nuovo? Che mi ha fatto due palle così, mi ha fatto. Ecco che c'è di nuovo. Delle cose che stai dicendo. Ribadisco. Chiedi scusa. Tu sei la persona più patente, cocente, che impazzita di vera se ti guarda e guarda mai conosciuto in vita mia. Che ingrato che sei! Quando si tratta della tua donnina in carriera con la tuta Non mimetica, tu la come nominare. no? Allora invece quando si tratta di me, che ho bisogno di aiuto, mi becco un bel calcio nel sedere. Fuori qui. Ma che bello amico che sei! Mi fai schifo, mi fai. Andiamo a con questa casa. Guarda da bene, questa è l'ultima volta che la vedi, va bene, fotografatela! Va bene, me ne vado, me ne vado. Maledetta persona che ti ho incontrata! Riccardo Zagami in Carlo Vertone. Ma guarda, va bene, allora grazie a Riccardo Germani, quindi come abbiamo visto la risposta della squadra rete è stata abbastanza intensa.